Buonasera, purtroppo anche oggi sono stato alle prese con un problema bello grosso, detto fra parentesi 2.700.000 euro con 50 famiglie coinvolte e quindi purtroppo non sono riuscito a preparare il secondo video, cosa di cui mi scuso con tutti voi. Tuttavia avevo già predisposto un piccolo canovaccio. Beh, prima di tutto, prima di iniziare, devo naturalmente fare dei ringraziamenti. Quando mi avete visto giù, tutta la comunità, tutto il canale si è unito, mi ha consolato e ho ricevuto dei gesti davvero carini di affetto da parte di molti di voi. Per esempio, ho ricevuto da Fabrizio, a parte una bellissima lettera, anche questa chiavetta, dove praticamente in 256 giga ha salvato tutto il contenuto del locale, del canale, scusatemi, del primo canale. E tra l'altro guardate che bella la chiavetta, perché ha tantissime prese diverse, per cui Fabrizio ha pensato anche di permettermi di accedere a tutto il materiale a prescindere dal computer che avessi a disposizione. Questo è fatto proprio con affetto. Grazie davvero, Fabrizio. Per quanto riguarda la serata di stasera, avrei voluto. Per quanto riguarda la serata di stasera, avrei voluto prepararvi un video abbastanza divertente basato su un documentario del 1957. La domanda è: ma nel passato come si gestiva la minaccia di una testata nucleare tattica sul campo? E sostanzialmente, per gestire questa minaccia, il governo degli Stati Uniti aveva fatto preparare un documentario. Una lavatrice con amore. Mi sa che la lavatrice sarebbe utile, però se poi c'è anche chi me la fa e chi me la svuota, sarebbe ancora meglio. Possiamo sempre fare una squadra. Ah, a proposito, Chiavaccio, mi hanno comunicato di aver visto Margarita uscire dalla scrivania di Shoigu, però perlomeno questo spiega per quale motivo tu eri seduto sulla scrivania del ministro della difesa russo. Per un attimo ho pensato male, lo ammetto. Vediamo un po'. Comunque sia, iniziamo le danze. Ho promesso di rispettare la scaletta. Poi parliamo anche di notizie vere e proprie, se sopravviviamo, oppure preferite prima le notizie? Guardate, faccio solo una cosa velocissima. Come sapete, per esempio, oggi, anzi in realtà ieri, è passato Zelensky in Italia. E naturalmente si parla di questa cosa qui. Il problema sta nel fatto che, perlomeno nei tweet italiani, questo sembra essere un mezzo disastro. Guardate esattamente il tipo di messaggi che vengono diffusi. Allora, vediamo un po'. Allora, su Zelensky si è aggiornato il feed e quindi non sono molto orientato. Come potete notare, c'è la tendenza a dare a Zelensky della scimmia. Guardate quanto è brutto questo, per esempio, questo montaggio. Notate il deepfake che è stato fatto con l'effigie di Zelensky in quest'area? E qui, per esempio, c'è questa Valentina, che naturalmente ha la bandiera russa d'ordinanza vicina a quella italiana, che dichiara: Zelensky ha notato la necessità di rimuovere tutte le restrizioni e linee rosse sulla fornitura di assolutamente tutti i tipi di arma in Ucraina, ha detto Zelensky in una dichiarazione dopo i membri del governo tedesco. Secondo voi, questa Valentina, così per sport, da quanto tempo opera? Maggio 2020. Ok. Non è un bot. Poi, stiamo combattendo per i valori europei.
Quali? L'ultranazionalismo? Legare i dissidenti agli alberi? Non rispettare le minoranze? Ecco un altro che ha capito tutto, Adriana Spappa. Ecco, io ieri ho trovato una notizia interessante. Era pubblicata su Medusa e l'ho ripresa. In pratica, nella Russia, che viene tanto apprezzata da questa gente, è stato arrestato un avvocato perché si è rifiutato di testimoniare contro un cliente. E il cliente era stato accusato di aver litigato, sostanzialmente di aver quasi aggredito con una penna sfera, un poliziotto. Ora, se viene da te un assistito e sei avvocato e devi organizzare la difesa, è chiaro che tu non puoi testimoniare contro il tuo assistito. Quindi non solo l'assistito, che in realtà è un assistito, era un attivista per i diritti civili e finito in carcere, e i figli minori di questa donna sono stati portati in istituti, io li definisco orfanotrofi, ma è un termine improprio, ben distanti da casa, neanche affidati al padre, sono finiti proprio in istituti. Ma hanno arrestato anche l'avvocato che la stava difendendo. Per cui mi sembra strano che ci sia così tanta gente che difenda i russi, quando i russi non rispettano i diritti. Allora, poi, Spartaco, questa donna adatta il vestito alle circostanze e all'ambiente in cui si sviluppa l'incontro istituzionale. Con il guerrafondaio Zelensky si veste verde scuro e i capelli legati come le donne militari. Col Papa si veste di bianco e con landini di blu per imitare il sindacalista. Ok, non l'ho capita. Poi, la disumanizzazione è un passo intermedio di un processo indefinito. Nel lager si portavano i prigionieri a un livello animalesco per dimostrare quanto era sempre pensato su di loro. Il tweet dimostra la stessa cosa con l'anima. A questo punto, perché non benedire i cani? Con l'immagine di Zelensky e della Meloni, un po' insultante. Insomma, il problema è che il livello è questo qui. È preoccupante vedere comunque i filorussi che tendenzialmente tutto quello che sanno fare è insultare. E la cosa incredibile è che perlomeno io ho scorso buona parte di questo feed, che fra l'altro continua ad aggiornarsi e non riesco a stare alla pari, ma è tutto su questo livello qui. Poi, tra l'altro, ci sono alcune cose che palesemente non corrispondono, i classici luoghi comuni del tipo servono ancora i soldi dei pensionati per dare armi al cocainomane Zelensky, ingrassare il conto in banca e ingrassare il camerata Crosetto. Quindi, quando in realtà noi, e questo l'abbiamo già visto, aprile 2013, ragazzi, non è neanche un... Ah, bella, ciao! Ragazzi, non è neanche un bot russo, cioè noi i bot russi sventuratamente li abbiamo nel cervello e vorrei capire poi come si permettono di mettere bella ciao, ma ho paura che purtroppo negli ultimi tempi i valori si siano realmente persi, perché se rispetti i valori della resistenza non puoi essere filorusso. Parlerà che l'Italia è uscita dalla Via della Seta? Sinceramente non ricordavo neanche che ci fossimo mai entrati nella Via della Seta, perché Chiavaccio, a quanto ricordo io, non è che fosse questo grandissimo affare per l'Italia. Ne parlerò sicuramente però della Via della Seta. E in pratica niente, è stupefacente questa situazione in cui sostanzialmente sono tutti estremamente critici per quanto riguarda Zelensky, però. E sono tutti così. Il cane antidroga ha puntato Zuzu all'arrivo in aeroporto. Tra l'altro, notate fra parentesi, va bene per il montaggio della faccia, però notate il simbolo, che è quello tipico ucraino. In alcune foto, adesso vediamo un pochino se le troviamo, qualche buon tempone della fabbrica dei troll russi, eccolo qui, vedete? Qui appare un'immagine diversa, vediamo se posso ingrandirvela. Qualcuno ha ritoccato e modificato il simbolo per far apparire
il logo di Private Sector, a cui Zelensky chiaramente non è associato né associabile. Però, insomma, ci hanno provato e magari qualcuno lo convincono anche. Vediamo un pochino. Perché, vedete, la cosa curiosa è che Zelensky nelle immagini ufficiali non ha quel logo, mentre invece in quelle diffuse dai filorussi compare come? Vedete, questa è la bandiera ucraina, non è il logo di Private Sector, per cui... Ma adesso, come dicevo, passiamo alla serata modello Fantozzi. I troll russi li mangia colazione. Mi sa che ingrassiamo qua, Perché per mangiare tutti i troll russi che abbiamo in Italia ce ne vuole. E la cosa pazzesca è che non sono bot. Cioè, in Italia sembrerebbe che siamo davvero ridotti così. Senza contare poi il fatto, ultima parentesi, poi prometto che passo alla corazzata Kotionkin della sera, si trovano anche messaggi di questo tipo. Cala il reddito degli italiani, è più basso di 30 anni fa, però i soldi per Zelensky li troviamo. Il problema non è così semplice, il problema è che i soldi per Zelensky e per l'Ucraina li troviamo per evitare che la Russia si espanda e il mondo cada nel caos. Ma questo è un altro... Come sta la Balanzoni pro Putin? Guardate, sulla Balanzoni una notizia, se non mi è stata cancellata, ce l'ho. Vi ricordate quando la Balanzoni andava in giro a dire che sostanzialmente ero brutto, cattivo e la perseguitavo? Le hanno bloccato l'account fino alla rimozione di quei messaggi che erano insultanti. Il problema sta nel fatto che non riesco più a trovare la notifica. Ah, maledetto me. Però insomma, questa notizia c'è. Chiudiamo questo. Ah, ecco qui, guardate, abbiamo un aggiornamento sulla tua segnalazione. Violazione riscontrata, eccola qua, ve la mostro, eccola qui, vedete? Sarà la Balanzoni, dopo il video stasera, sarà gelosissima. Ragazzi, chi vi ha detto che la Balanzoni era la mia nemesi di qualche tempo fa? Comunque sia, anche la Balanzoni, violazione riscontrata nei miei confronti, per un po' le hanno bloccato l'account. Naturalmente era tale avvocato Catania Francesco e pregato di eclissarsi. Ciò premesso, io direi di passare finalmente all'evento Kotionkin della serata. Quello che state per vedere è infatti un documentario del 57. Come sapete, Medvedev e tanti altri propagandisti russi affermano che vogliono usare le testate nucleari tattiche, minimo minimo, una serata sì e l'altra pure. Vediamo un pochino cosa pensavano gli americani nel 1957 in piena guerra fredda. Ragazzi, fa davvero corazzata Kotionkin. Ok, piccola pausa. La Big Picture è effettivamente uno studio televisivo che è stato creato dalle forze armate. E in un certo senso è stato anche il precursore di Silvio Berlusconi con la sua strategia di trasmissione sul livello nazionale. In pratica, per promuovere l'esercito americano, è stata creata questa società, la Big Picture, di documentaristi, presentatori che hanno servito e stavano servendo nell'esercito degli Stati Uniti. Fra questi, peraltro, figura anche un certo Ronald Reagan. In pratica, l'esercito americano, a scopo propagandistico o pubblicitario più banalmente, creava delle puntate di mezz'ora a settimana da trasmettere su tutte le TV locali.
Questi documentari sono stati trasmessi da circa 264 emittenti diverse. Quindi sostanzialmente tutti gli americani avevano modo di vedere e di sentire cosa proponeva il loro esercito. Manca l'audio? Vi risulta che manchi l'audio? Porca. Vediamo se con questo si sente l'audio. Proviamo in un modo diverso. Adesso l'audio si sente? Adesso l'audio c'è. This is the big picture, an official television report of the United States Army, produced for the armed forces and the American people. Now, to show you part of the big picture, here is Master Sergeant Stuart Quain. Since the beginning of time. E no, non è Clark Gable, però ci assomiglia. Questo presentatore, che è un sergente maggiore, se non vado errato, è stato scelto sia perché era un documentarista, sia perché per l'appunto era uguale sparato a Clark Gable e avrebbe dato un'impressione positiva nel pubblico. Torniamo a bomba a vedere. Man has been devising weapons of destruction. Each new weapon appeared to be the end of the foot soldier. Yet the foot soldier through the centuries continued to be as he is today, the backbone of every army. Ecco, la parte interessante, se ci fate caso, sta nel fatto che questo presentatore, che è chiaramente un militare, non si preoccupa tanto degli effetti negativi di una testata nucleare, quanto del fatto che i cari vecchi soldati potrebbero essere superati. What about the latest of man's weapons of destruction? Will nuclear weapons finally put an end to the usefulness of the foot soldier? We believe the answer is no. Because with each new weapon, man has devised new defense against the weapon and has learned to fight and survive. Let us look at some of the weapons of the past that have challenged the fighting man. There was the slingshot, employed by David against Goliath, and used as a weapon in the armies of Alexander the Great, who also developed the forerunner of modern artillery, the catapult and the ballista, weapons of intense destruction in their time. The major weapons of antiquity were the great spears of the Greek phalanx, the short sword and shield of the Roman legions, and the broad sword of the armored knights. The adoption of the armor-piercing crossbow about 1100 AD was supposed to have made war so horrible that no man would dare to use it, and war would become obsolete. Shortly afterward, the longbow developed by the British could shoot 20 aim shots every minute at ranges up to 200 yards. The invention of gunpowder ushered in a new era in destructive weapons, which were... Ok, va bene, una piccolissima pausa, ma in realtà gli intermezzi di Fallout e le scene introduttive sono mutuate proprio da questi film e da questi documentari, perché questo era lo stile dell'epoca. Ah, detto fra parentesi, per quanto riguarda i proiettili nucleari,
Sì, esistevano dei prototipi e la cosa più divertente è che uno di questi prototipi, fittizio naturalmente, è stato inserito nella trama di Lupin Zero, cioè le avventure di Lupin ragazzino. Se ho occasione ve ne parlo nell'altro canale. Riprendiamo un attimo la proiezione. Adesso ci sta facendo tutta la tiritera sullo sviluppo delle armi. Cast for centuries in a variety of forms and styles. By the 19th century, rapid fire weapons such as the Gatling gun entered the battlefield. World War I saw the development of automatic small weapons like the machine gun. And the giant artillery piece, the tank, and the aeroplane. In World War II, these weapons became even more potent threats to the foot soldier. But we found, as in the Korean War, that wherever there was land that had to be controlled, wherever there was a position to take or a line to hold, the foot soldier continued to be of critical military importance. The battleground of the future may well be a nuclear battleground. And the nuclear weapon is perhaps the greatest challenge to the foot soldier in military history. The United States Army believes it is a challenge that can be met, and that today's soldier has a chance of surviving this new weapon, just as the soldier of the past was able to survive the weapons of his day. Today. Ma la parte divertente è che per questo presentatore sostanzialmente non esiste una grandissima differenza fra una mitragliatrice, un lanciafiamme e una testata nucleare che ti esplode sul campo di battaglia. Già da questa premessa possiamo capire quale sarà il tono del video. Today on the big picture, we would like to show you a training film made by the Army to orient the soldier in methods for his individual protection against atomic attack. However, ma allora in realtà la dizione è perfetta, perché doveva farsi capire da chiunque. A quell'epoca negli Stati Uniti c'era ancora gente che arrivava da altre nazioni e, nonostante il tempo passato in territorio statunitense, non aveva ancora imparato perfettamente la lingua. Per questo motivo parlava con una dizione perfetta, senza accento, ma soprattutto dando ampio spazio fra una parola e l'altra. Vi ricordo che in quel periodo negli Stati Uniti si trovavano anche italiani il cui inglese suonava come park o carro e cose similari. Probabilmente anche adesso, non. Many of the methods employed are equally applicable to the citizens of our country in the event of an atomic attack. This is Hiroshima. We've learned a lot about the atomic bomb since this one was dropped. We don't have all the answers, but some lessons are very clear. Cioè, anche qui è fenomenale. Questo è lo scenario di Hiroshima. Da quando la bomba è stata lanciata, non dicono esattamente chi l'abbia lanciata, anche se risulta evidente. E poi c'è quel: non abbiamo ancora tutte le risposte, ma qualcosa possiamo imparare. Ora, nella sua ipocrisia, cioè, suona quasi divertente. E soprattutto si sottolinea anche il fatto che quando venne lanciata la prima testata nucleare e la seconda qualche giorno dopo, neppure l'esercito statunitense aveva bene chiara l'idea di cosa stesse facendo. Riprendiamo. Atomic weapon, though far more powerful than any killer previously devised, is not final and inescapable. Much can be done to minimize the effects. When the enemy uses this weapon, you who are the troops on the ground must be ready.
you can and must continue to do your job. Alt, queste non sono scene reali, è soltanto una simulazione, nessun soldato reale è rimasto ferito. Vediamo un pochino. Understanding the atomic weapon and the defenses against it is important for the frontline soldier. But it is just as important for Luke Smith, who is a crane operator here in this port area. Or for Bill Snowden, a parts clerk at this supply depot. In fact, rear area depots and communication centers may be more attractive targets for enemy atomic weapons than troops in forward areas. Cioè, avete sentito che cosa ha detto? Suggerisce che dei bersagli migliori per le armi atomiche potrebbero essere i centri di comando rispetto a quelli dove si trovano le truppe. Sì, forse in quell'epoca ci poteva anche stare, perché le armi atomiche erano quelle più distruttive e più adatte. Tuttavia, al giorno d'oggi, questa affermazione suona priva di significato. Se vuoi colpire un centro di comando, non ti serve una testata nucleare tattica o strategica. È più che sufficiente sfruttare una delle bombe di dimensioni maggiori. Perfino i russi hanno le FAB 300 e, se non sbaglio, anche le 500, che hanno letteralmente qualche tonnellata di esplosivo all'attivo e che verosimilmente possono distruggere quasi qualsiasi centro di comando. Probabilmente ti resiste solo ed esclusivamente il NORAD, che è scavato all'interno di una montagna. Atomic weapons resemble ordinary high-explosive weapons in that both explosions are due to the rapid release of large amounts of energy in a small space. Ecco, qui il presentatore, il narratore, ha detto che le armi nucleari ricordano le armi nucleari ad alto potenziale esplosivo, perché sostanzialmente tutto quello che fanno è generare un'esplosione. Vediamo un po' il video scolastico americano, cosa fare in caso di fallout. Sicuramente lo facciamo. Ma proprio quasi uguali, due gocce d'acqua. Weight for weight, the release of energy in the atomic weapon is far greater than that in the high explosive. But they are alike in releasing their greatest energy in the form of blast. Let's look inside this atomic explosion and see what is taking place. Ora, io posso essere prevenuto, ma questo disegno non è venuto proprio benissimo. Ma Prigozhin potrei anche aprirli, sapete. The greatest part of the energy, about 50%, is being released in the form of blast. The direct action of the blast, striking with tremendous force, is particularly effective against almost all types of buildings. Ok, questa parte è abbastanza divertente. Come avete notato, il presentatore ha detto che una testata nucleare è estremamente efficace nei confronti degli edifici. New weapon. Man has devised new defense against the weapon and has learned to fight and survive. Let us look at some of the weapons of the past that have challenged the fighting man. There was the slingshot. Up to two. Scusate, ma... Today on the big picture, we would... Scusate, ma... ...energy in the form of blast. Eccoci qua.
Let's look inside this atomic explosion and see what is taking place. The greatest part of the energy, about 50%, is being released in the form of blast. The direct action of the blast, striking with tremendous force, is particularly effective against almost all types of buildings. Damage to military equipment like trucks and weapons comes mostly from being dragged or rolled over the ground. Armored vehicles, because of their greater weight, are more resistant to the shock waves. Human beings also are very resistant to direct effects of the blast. It takes a far greater shock to injure you than to knock down these buildings. Most casualties from the blast. Cioè, ragazzi, correggetemi se ho interpretato male. Secondo il narratore, gli esseri umani non riportano poi così tanti danni dall'esplosione. No, ma intendo dire, correggetemi se sbaglio. Ha detto che se stai in un carro armato non hai dei grossi problemi e se sei un essere umano, sì, qualcosina ti fai, ma te la cavi meglio di un edificio. Ora, non vorrei essere pignolo, ma a lesioni interne come la mettiamo? Perché comunque quella che ti arriva addosso è un'onda d'urto mica da ridere. Sì, Benzedrex, e questo... In realtà è questo il video in cui ci si insegnano come scampare a un attacco nucleare, se sei nel campo di battaglia. A caused by its indirect effects. Men get hurt by flying bricks, limbs of trees, rocks, or by buildings falling in on them. Of course, if you are standing in the open, you can be picked up and hurled through the air until you come to a sudden casualty-producing stop. We said that about 50% of the energy is released as blast. At the same time, over 30% is being discharged as heat. The duration of this adesso parla del calore, ci siamo. Particular weapon used, but in any case, it lasts a very short time. Traveling at the speed of light, it has line-of-sight characteristics. That is, if you are directly shielded from the rays, they cannot burn you. Anything that casts a shadow will offer some protection. Smoke and fog also cut down heat. Of course, if you are in the open, in clear weather, you may be a casualty from heat radiation. Flash burns are... Scusate, c'è una domanda a cui rispondere. È stato chiesto se sono vere testate nucleari che esplodono. Sì, certo, ma non c'è nessun operatore umano vicino alle telecamere. Sostanzialmente ricreavano degli scenari, facevano esplodere realmente le testate nucleari in mezzo a queste città fantasma piuttosto che strutture in mezzo al nulla, vedevano empiricamente qual era l'effetto delle testate nucleari sulle case, sui veicoli, sui manichini. E le riprese venivano effettuate da un congruo numero di cineprese lasciate registrare in automatico. Più che altro io mi domando, ma poi i soldati quando andavano a recuperare quelle cineprese si intossicavano oppure utilizzavano degli equipaggiamenti adeguati per evitare la contaminazione? Adesso comunque sta affrontando il vero problema. After an atomic burst. But remember, the heat radiation from an atomic explosion is no different from any other heat. The burns are the same as any other burns. Simultaneously with the blast and heat, the explosion releases a small amount of its energy, only about 15%, as nuclear radiation. Except for the size of the explosion, this is the only difference between the atomic weapon and the ordinary high explosive.
Nuclear radiation. Is it mysterious? Always lethal? One of those new products the scientists are turning out in the laboratories to menace our lives? Some people think so. But we're often in contact with it. Cioè, l'immagine di questo scienziato che sta distillando qualcosa in un'ampolla è fenomenale dal mio punto di vista. Però comunque, vediamo un po'. Hanno lasciato... Sì, lo so. Sì, ma in realtà nel passato facevano a gara per vedere le testate nucleari. E paradossalmente gli equipaggi anche della Marina erano felicissimi, trattavano un'esplosione nucleare come se fosse uno spettacolo, e questa a pensarci è ancora una delle cose più incredibili e stupide al tempo stesso che si possano concepire. Sì, anche Godzilla, sia Hulk che Godzilla sono nati così, nel mondo a cartoni animati, dei fumetti e dei film. Se tu stai proprio vicino a un'esplosione nucleare, non è che ti ammali e muori più o meno sul colpo, no, acquisisci dei superpoteri. Sì, infatti, poi volevo parlare anche di questi manuali dopo, mi hai prevenuto. In the X-ray, for example. The kind used under proper control in our physical examinations. You cannot stop radiation completely, but you can reduce its effect considerably by shielding. Any object between you and the blast provides some protection. The degree of protection depends on the density and thickness of the shield. For instance, lead, being quite dense, gives excellent protection against gamma rays. But we don't usually have lead around on the battlefield. Steel, however, is a very good substitute. 1.5 inches of steel reduces gamma radiation by 1/2. Ah, bene! Mi fa piacere sapere che l'acciaio riduce le radiazioni gamma del 50%. È davvero rassicurante. Concrete also provides a considerable amount of shielding. So do wood and earth. By adding to the thickness of each substance, we can further reduce the radiation. In an airburst, the radioactive fireball is carried upward and out of effective range very rapidly. The result is that nuclear radiation coming directly from the explosion, that is, initial radiation, is dangerous only for seconds, or at the most, minutes. However, some airbursts may also produce a lingering radiation in a small area immediately beneath the explosion. Surface blasts, and those underground, also will produce this lingering or residual radiation, which contaminates the area for... Sì, sicuramente hai ragione, ma il problema sta nel fatto che questi video sono tendenzialmente rassicuranti. Dicono ai soldati americani, non c'è problema, prendi qualche precauzione e continua a combattere. Cosa che è abbastanza peculiare in un campo di battaglia dove per l'appunto il nemico ha appena utilizzato delle testate nucleari tattiche. For a considerable period of time. This occurs because explosions at ground level or below it suck up great amounts of dirt and rock into the mushroom cloud where radioactive particles adhere to them. Much of the material falls back to Earth in the general vicinity of the blast, leaving the area highly contaminated. But many fine particles of the dust will drift away with the wind, and as fallout, eventually contaminate a much wider area.
This lingering radiation begins to decay as soon as it is formed, so that ultimately harm from it becomes negligible. The extent of your danger depends on the amount of radioactive substance which has fallen out in the area, how much time has elapsed since the explosion, and how long you remain in the area. We've seen the principal effects of the atomic explosion. Blast, heat, and nuclear radiation. Keeping in mind that your first priority, as always, is to perform your assigned task, now let's see what protective measures you can take against an atomic attack. E qui arriva la parte divertente. Vediamo quali protezioni possiamo adottare in caso di attacco atomico. Largely, the precautions are the same as you would take in any high explosive attack, applying the lessons you learned in your basic training. If learned well and practiced, these will put you in the best position to survive and carry out your mission. Prior to an atomic burst, perhaps your most basic defense is to keep as much of your body covered as possible. Clothing should be worn loose, with sleeves rolled down. Loose clothing has airspace that gives good insulation from heat. Although it cannot shield you from initial radiation, it will protect you from heat. These men have no protection against heat. They're inviting severe burns. Whereas these men have considerable protection. Field clothing is being developed to give you improved protection from both heat and nuclear radiation. Ecco, il fatto che effettivamente avessero utilizzato delle truppe vere, anche se a debita distanza, per testare queste procedure è davvero inquietante. Io ci scherzo su come una bucaralla qualsiasi, ma ragazzi, è inquietante. Peraltro, il governo degli Stati Uniti, questo vizio di fare esperimenti ai danni dei propri soldati e in alcuni casi anche della propria popolazione civile, è rimasto anche negli anni 60 e credo negli anni 70. Pensate, per esempio, al progetto MK Ultra. Ma a parte questo, è davvero inquietante. Quindi il suggerimento dell'epoca era: scavati una buca e nasconditi dentro. Ok. Protective salves are being developed to cover exposed skin. By all means, dig in. Whenever the situation will allow, dig yourself a foxhole. And as time permits, improve it. For best protection, cover it with good substantial timber and earth. Keep the silhouette low for camouflage purposes. You recall that earth provides good shielding from nuclear radiation. The thicker the earth shield, the better. For atomic defense, you need a deeper hole than usual. Have a minimum of 3 feet between ground level and the top of your body in crouching position. The sides may crumble, but this foxhole will give you very good protection against flying missiles, heat, and radiation. This applies even when fairly close to ground zero. Of course, your best defense against an atomic attack will always lie in seeing that this enemy does not find you. Effective counterintelligence, including camouflage, is most important in denying the enemy target information about your area. Ok, in pratica adesso sta parlando di come evitare che una testata nucleare ti venga lanciata sulla testa. Secondo il narratore, il primo obiettivo è non far capire al nemico quante truppe hai sul campo,
perché chiaramente se il nemico non riesce a capire che hai tantissimissime truppe sul campo, lui il proiettile o la testata nucleare non te la sgancia sulla testa. Che tra l'altro, infatti, è fantastica questa battuta di Yadomil: da buca a fossa il passo è brevissimo. Ma anche perché, sinceramente, queste buche andrebbero scavate a tempo perso, ma ci dovresti stare all'interno il più possibile, perché sinceramente non so quanto tempo tu abbia dall'esplosione di una testata nucleare all'essere raggiunto prima dall'onda d'urto e subito dopo dall'onda di calore con tutto quello che comporta. E gente, sì, continuano a minacciare l'uso di queste bombe, ma la parte divertente è che al giorno d'oggi sostanzialmente le testate nucleari tattiche sono diventate inutili, perché un tempo tendevi ad avere tantissimi soldati con un equipaggiamento proprio basilare. Buonanotte Erminio, avevi un equipaggiamento decisamente basilare e ti servivano tanti soldati per ottenere determinati risultati, mentre viceversa al giorno d'oggi i soldati hanno armi migliori e non è necessario ammassarne così tanti nello stesso punto. Sì, è vero, ma tra l'altro gli svedesi e i finlandesi li costruiscono ancora i rifugi antiatomici, soltanto che sono dual use. Per legge, proprio è una legge urbanistica, tutti i nuovi palazzi che vengono costruiti devono avere delle aree utilizzabili all'occorrenza come rifugi atomici. One man's indiscretion, when captured, can give the enemy just the needed clue. Improper concealment of your positions can show up quite clearly on enemy aerial photos. Poor light discipline at night. All these mistakes help the enemy complete his intelligence picture and locate you and your unit as lucrative targets. But almost as important. Ok, però fatemi capire un attimo. Questo intermezzo che cosa c'entra? Insomma, a quanto ricordo io, è una norma di prudenza non fumare mai sigarette di notte. Non è che se ti vedono fumare una sigaretta di notte ti lanciano una testata nucleare in fronte. È un leggermente sproporzionata la cosa. Ecco, questa è una domanda interessante che vorrei porre. Il nostro rifugio atomico è stato riadattato a cantina. Ok, ma in caso di occorrenza è ancora un rifugio atomico, strutturalmente parlando. Non hai più magari le derrate alimentari, le provviste, ma la struttura è ancora antiatomica, immagino. Sì, in effetti anch'io la penso così, ma contento lui. Buonanotte Antonio. Sergei non lo sa, sì. Important as avoiding attack is to have forewarning when one is coming. How quickly we complete our intelligence picture of the enemy and what he is up to depends on you. Your proper handling of prisoners of war, your prompt reporting of all captured documents. Report any activities by the enemy. His use of protective clothing and other special equipment. His voluntary withdrawal along any portion of the battle line. Ah, ecco, questo consiglio è interessante perché si trova ancora oggi nei fogliettini di appunti dei militari russi catturati. Questo dettaglio, riportate qualsiasi cosa vedete, viene ancora oggi utilizzato dai russi, ma la cosa divertente è che sta in un prontuario di circa 10 istruzioni che i comandanti danno a tutti i soldati. E praticamente è un quarto di foglio A4 dove fra i vari consigli c'è questo.
però sì, conoscere metà della battaglia, per cui se tu vedi dei soldati avversari, sovietici in questo caso, che stanno indossando delle tute Azamat, fai rapporto immediatamente ai tuoi comandanti. Ci sta. Se hai 5 anni. Such may indicate your own front as an atomic target. Dire. When his attack comes, we need alert observation to pinpoint the enemy. This and a good warning system can buy time to spread the word and take cover behind Earth, behind steel, or if you're in a built-up area, behind concrete. If your only shelter is an open foxhole, stretch your poncho or whatever is available over it. You've already heard that cloth gives considerable protection against heat. Perdonatemi, quell'aggeggio dovrebbe dare una protezione considerevole contro il calore di una testata nucleare? If you don't have a shelter or can't get to it, take advantage of the best cover available. A fold in the ground. Or a ditch. In a building, get under something substantial. A counter or desk will protect you from falling debris. In case you're in the open where you can't get to any covered position, hit the ground wherever you are and cover the exposed parts of your body, even if you have no warning before you see the flash. True, heat travels at the speed of light. Its effect is instantaneous. However, with some weapons, it is of such duration that by immediate action, you can escape some of its effects. Cover your eyes. The flash has many times the intensity of sunlight and can blind you temporarily, from 5 to 15 minutes. At night, this blindness will last longer, and there is a chance of permanent injury to your eyes. The blast wave travels at about the speed of sound. Wait until it has passed before you get up. Have no difficulty determining when it has gone. After the attack, your first action is to continue with your assigned mission. However, do not leave your position until told to do so. Without knowing it, you may move into a highly contaminated area. Of course. Cioè, sta suggerendo di continuare la missione come nulla fosse dopo un attacco nucleare? Non ti trovi all'interno di un'area pesantemente contaminata? Sì, sì, ma ripeto, lo scopo sembra essere quello di tranquillizzare i soldati. Più che altro, sì, c'è un'esplosione nucleare, ma non è tutta questa grande cosa. Si gestisce, basta che ti chiudi a riccio. Eh beh, sì, effettivamente, David. Ah, grazie mille. Grazie, grazie. Mandatemelo, grazie. Vediamo, JJ, hanno visto questo filmato prima di entrare a Chernobyl? Cioè, fa ridere come battuta. È triste, ma fa ridere tantissimo. È probabile che effettivamente i russi seguissero questi standard. Of course, check your weapon for proper functioning. Check your communications. You must establish immediate contact with your leader. If he is a casualty, you may have to assume command.
Following closely on his atomic attack, the enemy will probably launch a ground attack. Non ho capito. Sta dicendo che probabilmente il nemico, dopo aver lanciato una testata nucleare, passerà all'attacco? Non mi sembra la cosa più intelligente del mondo mandare le tue truppe in un luogo che è appena stato contaminato da radiazioni. You must be ready for action to prevent being wiped out by rifle or bayonet. In parts of the area, a great deal of dust and smoke will be lingering from the explosion. Where breathing is difficult, a handkerchief tied over your face will be helpful. Or a dust respirator. A protective mask might also be used. There may be numerous casualties from the atomic attack, and not enough medical aid men to go around. Your standard first aid procedures promptly applied may save many lives. Bleeding is a primary concern. Know how to apply a pressure bandage. And you may have to apply it to yourself. Know how to apply a tourniquet. Ecco, la parte interessante di questo video consiste nel fatto che all'epoca i tourniquet venivano fatti così, letteralmente con dei legnetti che si trovavano. Grazie al cielo, al giorno d'oggi, i bendaggi sono gestiti molto meglio di questo modo. Ci sono dei veri e propri kit che ti permettono di stendere la benda e chiuderla, stringerla in maniera molto più veloce ed adeguata. Tra l'altro, Beriberi, mi hai chiesto chi vincerà la guerra. Sinceramente ancora non lo so. Certamente gli ucraini stanno resistendo molto meglio di quanto si era previsto all'inizio. Il problema sta nel fatto che gli ucraini comunque hanno meno persone e tutte le armi che stanno arrivando con il contagocce, senza contare il fatto che si tratta di armi profondamente diverse fra di loro. Intendo dire, se gli Stati Uniti scendono in guerra, hanno soltanto degli Abrams piuttosto che di altro tipo di veicoli, tipo i Bradley. Quindi possono avere una catena logistica semplificata. Gli ucraini invece hanno Leopard 2, hanno i Challenger, hanno la serie T, quella russa, di carri armati. Stessa cosa per la difesa antiaerea. Hanno Patriot, spero per loro che sia arrivato qualche SAMP/T, e un mucchio di altri armi e armamenti che arrivano letteralmente da mezzo mondo. In questo modo è molto più difficile gestire la logistica. Però spero davvero tanto che riescano a prevalere, anche se sarà difficile che riescano in un sol colpo a liberare tutti i territori occupati. Dopodiché liberarli diventerà ancora più difficile perché i russi, controllando un'area di territorio minore, potranno facilmente concentrarci più truppe e difendersi meglio. Sì, infatti, in teoria in volo dovrebbero essere più sicuri, ma speriamo di non doverlo scoprire. For splinting, use field experience, a rifle stock, or a stick. This man is suffering from burns. Give him salt tablets and plenty of water. Basic procedure for shock is to keep the man comfortable. Loosen his belt and shoelaces. If he's cold, cover him. You may also be designated to remove the wounded from the field. The one-man carry can be used effectively. Emergency.
Ecco, mi stavo chiedendo se la procedura russa è identica a questa oppure se la procedura russa preveda di lanciare delle granate contro i feriti. Perché bene o male, purtroppo, questo è quello che si è visto recentemente dalle parti di Bakhmut. No, come si noterà dal mio tono, sono fermamente convinto che le armi nucleari non verranno mai impiegate. Sono particolarmente distruttive, hanno un mucchio di contro e per di più nessuno nel mondo è disposto a tollerarne l'uso. Il primo che le sfrutta sarà sicuramente il primo a essere attaccato da tutti. Sinceramente, Marco, io ricordo una battuta su questo tunnel del Gran Sasso. È quello che ha fatto scavare la Gelmini, vero? Medical units moving in rapidly after the attack will soon take care of the overload of casualties. Following surface or underground bursts, the area will be contaminated for some time. Contamination may also occur in a small area immediately beneath an airburst. Unit monitors will locate the contaminated areas and mark them. This is your atomic contamination marker. Black Y on a white triangle, front view. Rear view. You will be told. Beh, dai, almeno è carino. Mettono le segnalazioni. È bello perché in questo modo sai da quanto quell'area è contaminata. Serviranno poi quanti anni prima di poterci entrare? Ma soprattutto la calma con cui arrivano lì e circondano l'area e segnano l'area. In teoria, se è un'area contaminata, non dovresti essere così tranquillo, sportivo e salvo errori, senza protezioni. When you can enter safely into such an area and for how long? Have faith in your leaders. They will ensure that you do not get more radiation than is absolutely necessary. When you are required to remain in a contaminated area, you can reduce exposure to lingering radiation by scraping. Ecco, ma una domanda che mi viene spontanea. Effettivamente al giorno d'oggi i nostri aerei non possono volare perché hanno tanta elettronica. Ma un aereo del 1940 aveva parti elettroniche? Secondo me no. Quindi in teoria potrebbe funzionicchiare. D'altronde è un motore. Giustissimo. Ma il cartellino segnala, dai. Le radiazioni non conoscono confini, però perlomeno con il contatore Geiger puoi farti un'idea di quale sia l'area più pericolosa e quella meno. Poi naturalmente molto dipende dai venti, ma nel caso di testate nucleari relativamente piccole, la polvere poi cade a terra e la situazione si stabilizza più o meno. Sì, esattamente. Sì, mi sa che non restano in volo a lungo. So, più recenti sono, meno in volo restano. Vabbè, sì, effettivamente un minimo per l'accensione. Beh, quello lo vediamo dopo. Come è stato detto, dipende dal tipo di testata nucleare, però tendenzialmente resta contaminata per un bel po'. A Chernobyl ci sono ancora aree contaminate e non stiamo parlando di esplosioni, ma di fughe di materiale. Mentre invece in Giappone, per esempio, a Fukushima questo problema c'è, ma relativamente. E sono passati pochi anni. Demonar, sei gentilissimo, va bene, vedrò di segnarlo. Spero
se no diversamente puoi farlo sulla mail. Sì, in effetti Chernobyl è un caso a parte. Abbiamo le isotrappole per gli isotopi. Grazie Axios. Paths between positions. Scrape down the sides of your foxhole. Shovel out the floor. Allora, perdonatemi, risponda a Giuseppe un attimo. Giuseppe, allora, i destinatari delle sanzioni non sono solo i propagandisti pro-Cremlino, ma sono anche gli oligarchi ed è tutta la classe dirigente russa. Ora, secondo te, Lilin e Orsini possono fare in modo che Putin cessi l'attacco in Ucraina e ordini alle sue truppe di ritirarsi? Chiaramente no. Per cui sanzionare Lilin e Orsini sarebbe tecnicamente inutile, perché contano letteralmente zero o forse qualcosa di meno. Viceversa, se mi sanzioni tutti gli oligarchi, che sono quelli che hanno soltanto da guadagnarci con la chiusura della guerra, in questo caso allora le sanzioni hanno un senso. Torniamo alla visione, scusate per l'interruzione, ma era una domanda bella. Your weapons and equipment may also be contaminated by radioactive fallout. If your immediate assignment requires their use, go ahead and use them. The risk from not carrying out your job will be more critical than the amount of radiation you get. You can decontaminate your equipment in the field by sweeping or scraping it down. Ora, scusatemi, ma ho visto un militare senza alcuna protezione che decontamina il veicolo con una spiaggina, con una scopa? Beh, anche questa domanda è interessante, ma in realtà dipende da chi viene eletto. Se chi viene eletto, cioè la Turchia è all'interno della NATO. Poi, naturalmente, fermo restando che essendo all'interno della NATO dei paletti li ha, se viene eletto Erdogan, evidentemente la Turchia continuerà a comportarsi esattamente come ha fatto finora. Più o meno neutrale, vende qualche arma ai russi, vende diversi tipi di armamenti agli ucraini e cercherà di portare avanti l'accordo con il grano, perché è fondamentale ed è richiesto dall'Europa che i paesi del Nord Africa ricevano naturalmente tutte le derrate necessarie. Buonasera Stefania, spero di non aver annoiato troppo. Vediamo un po'. Andiamo avanti. Sì, FAO 38, esatto. There is no danger that your canned food will be radioactive. Wash off the can before opening it. Soap and water. No, sul serio? Puoi sportivamente mangiarti il contenuto delle tue lattine dopo averle sciacquate con l'acqua? Ma tra l'altro, ragazzi, stasera sbaglio o perlomeno non dovresti assicurarti che l'acqua non sia contaminata prima di fare tutto quello che il video sta suggerendo di fare? The best way to decontaminate yourself and your equipment. Be particularly careful to remove the dust from those parts of the body covered by hair and from under fingernails. No, Beri, in realtà Putin è quello che ha da perdere più di tutti da una guerra nucleare. Putin, secondo alcune fonti, è fra gli uomini più ricchi del pianeta e, senza offesa, non so quale sia il tuo tenore di vita, però Putin, volendo, può tranquillamente permettersi di stare su uno yacht che fa provincia. La sua villa è letteralmente grande quanto una provincia.
Per cui vedere una persona come Putin, che può letteralmente prendersi il meglio del mondo, ridotto per un 5, per 3, 5 anni a stare chiuso in un rifugio antiatomico, peraltro Putin, come avrete notato, è relativamente anche ipocondriaco. Putin spesso e volentieri ha paura ad avvicinare le altre persone, le tiene letteralmente a 20-30 metri di distanza. Una persona così, te la vedi a dover guardare il contatore Geiger prima di bere un po' d'acqua o di sedersi nel water? Io sinceramente no, quindi non penso che Putin lancerà mai l'atomica, al massimo un Medvedev, ma dubito che sia in realtà così sciocco. Where necessary, decontamination units will be set up. Here you will be provided showers. You will be issued clean clothing. Ah, ragazzi, vi ricordate la scena della doccia? C'è qualcosa di simile nel primo 007, quando il dottor No, per l'appunto, fa i suoi esperimenti nucleari e porta 007 in una zona che è stata contaminata. And you return to fight, not even a casualty. Miraculous? No. You survived because you understood the weapon, its effect of blast, heat, and nuclear radiation. You knew and applied properly your protective measures, individual field fortifications, counterintelligence including concealment, camouflage. Chiedo scusa Sabrina, se non vedi il video forse è il caso di ricaricare la pagina. Deny the enemy target information. You help get information of the impending attack. Sì, Chiavaccio, bella al seguito che è Ursula Andres, mica pizzi e fichi. You had a good warning system. During the attack, you took cover, the best cover available. Even when caught in the open. Afterwards, your first aid saved lives. Using your CBR training, you avoided undue exposure to lingering radiation. Sì, Vantor, abbiamo dei serissimi problemi di inquinamento, infatti, in questo momento. No, ma il punto è che esiste sempre una soluzione per Putin e qualunque soluzione è meglio della fine. You quickly decontaminated your equipment and yourself. Yes, the atomic weapon is spectacular. It is potent, but it is not final or inescapable. It is another form of attack. Grazie per la notazione. Era una tecnica standard, ma poteva funzionare, aveva un senso, oppure al giorno d'oggi sappiamo che è palesemente una suicidio. As long as wars must be fought, soldiers are going to keep on fighting and living. Living and fighting, just as they always have. And as always, the odds will favor the man who knows. Today, the Army is training its soldiers against possible nuclear warfare. As you have seen, part of this training is to familiarize as many soldiers as possible with actual atomic detonations, showing them the damage such weapons can inflict, and teaching them the most effective... Cioè, ragazzi, qui è saltato fuori quello che è stato detto, soprattutto da alcuni di voi, a inizio del video. Cioè, il narratore conduttore si sta vantando del fatto che il governo e l'esercito degli Stati Uniti fanno fare pratica ai soldati in maniera diretta vicino a vere esplosioni nucleari.
methods of defense against atomic attack. There is no minimizing the potency of the nuclear weapon, but today's soldier, well informed as to the nature of that weapon and well trained in test explosions over the last few years, has a better chance of survival on the atomic battlefield. Now this is Sergeant Stuart Queen, your host for The Big Picture. The Big Picture is an official television report for the armed forces and the American people. Ok ragazzi, beh quindi non vorrei finire come quel dirigente di Fantozzi alla corazzata alla fine della proiezione della corazzata Potëmkin. Ma sbaglio o tecnicamente la propaganda russa è ferma al 57 americano? No, Luigi, non ancora. Quello è per settimana prossima, magari fra una bugallata e l'altra. Ci credo. Parla già di UFO, americano parla già di UFO Era 51. No, in realtà in quel periodo il governo americano tendeva a negare l'esistenza di UFO e dell'Area 51. Peraltro, salvo errore di memoria mio, l'Area 51, che è un centro per i test dei velivoli, non è esattamente quello che crede la propaganda, quello che dicono le leggende popolari, è rimasta segretata fino a tempi recentissimi, tant'è che ogni tanto c'era qualche dipendente che incorreva in un infortunio, qualche volta l'infortunio era letale e il governo degli Stati Uniti non risarciva il danno, non dava l'indennizzo e la pensione alle vittime perché ufficialmente l'Area 51 non esisteva. Peraltro, storicamente, negli anni 50 il governo americano negava l'esistenza degli UFO. Ci sono alcune versioni interessanti su quello che poi realmente accadde, perché in pratica, per farla breve, da un certo periodo in poi il governo degli Stati Uniti da una parte giustamente negava l'esistenza degli UFO e degli alieni, ma dall'altra lasciava intendere che esistessero perché in questo modo poteva coprire meglio le operazioni spia e i voli sperimentali dei propri apparecchi. Paradossalmente no, all'epoca i russi erano decisamente più seri di oggi. Beh, lo scopo è questo anche. No, attenzione, non hanno sviluppato il progetto Blue Book per ricercare gli alieni. Hanno sviluppato il progetto Blue Book per comprendere a cosa fossero riconducibili gli avvistamenti di UFO. È una cosa un po' diversa. Poi, naturalmente, noi appassionati di fantascienza preferiamo confondere i due piani, ma scientificamente e politicamente il progetto Blue Book è una cosa diversa dalla ricerca degli alieni. Anche perché, francamente, i militari russi erano molto più preoccupati dei sovietici che dirti. Eh sì, esattamente. Sì, beh, questa ovviamente è una domanda che ci poniamo tutti, a meno che naturalmente non siamo all'interno di una simulazione e l'unico pianeta abitato, simulato, è proprio la Terra. Sì, però teniamo presente che nel 57 probabilmente le atomiche convenzionali erano quelle tattiche. Per sviluppare delle atomiche strategiche, quelle che per oggi sono considerate convenzionali, ti serviva un certo tipo di tecnologia che all'epoca non era ancora matura. Intendo dire, lanciare un missile negli Stati Uniti e farlo arrivare dall'altra parte del pianeta non era una cosa semplicissima. Quindi,
Sì, questa è una delle funzioni che poi ha portato avanti, ma non credo che fosse propriamente volontario Xilon. Il progetto Blue Books era un progetto scientifico per comprendere cosa ci fosse dietro agli avvistamenti. Principalmente i militari americani temevano che dietro questi avvistamenti ci fossero i sovietici. In realtà si è scoperto che non era così. Principalmente dietro questi avvistamenti c'erano altri aeroplani americani più o meno sperimentali. Alcune volte erano banalmente piloti che facevano gli scherzi ad altri piloti, e non sto scherzando, piloti militari che facevano scherzi a piloti civili. Sì, è vero, grazie input-output 4K. Me l'ero dimenticato, comunque sì, è sempre stato un sito per i test, poi riconvertito. Non capisco se è una battuta, ma dovrebbe esserci un progetto chiamato Manhattan, che è quello che ha portato allo sviluppo della prima testata nucleare, anche della seconda, in effetti, visto che hanno lanciato un paio di giorni di distanza. E questo, Sabrina, francamente, al di là di Anto, me lo chiedo anch'io, cioè intendo dire, la dottoressa Balanzoni Media che fa il tifo per la Russia, cos'è che vuole esattamente? Cosa le fa pensare che la vita sotto Putin possa essere migliore della vita sotto Draghi, Conte, Meloni e chi più ne ha ne metta? Dov'è? Ma si parla di alieni stasera? No, in realtà no, stiamo parlando di anni 50 e 60, dato che per quanto riguarda si stava accennando al progetto Blue Book, ma non stiamo parlando di alieni. Quello sarebbe carino da fare, ma devo riuscire a registrarla bene la puntata perché la cosa si può prestare a equivoci. E già alcuni scienziati mi hanno tirato amichevolmente le orecchie. Vediamo un po', avevo preparato poi probabilmente anche un'altra cosa. Ah sì, per chiudere stasera, perché poi devo tornare a lavorare per voi anche. Vi ricordate di Prigozhin? Sì, certo che vi ricordate di Prigozhin. Oggi ha fatto un altro intervento che è stato pubblicato su un canale Telegram. Lasciate che ve lo mostri. Poi devo per forza chiudere. Vediamo un po'. Alieni russi, beh sì, la loro logica in effetti è aliena. Sì, è anche un modo facile per raccogliere pubblico, per quanto poi tendenzialmente YouTube tenda a tagliarti le gambine se fai pubblico in questo modo qui. Sì, anche il progetto Majestic 12, o meglio la leggenda metropolitana su Majestic 12 è interessante. In ogni caso, passiamo un attimo, vediamo un po' se posso farlo. Slide, spegni schermo, presenta, condividi schermo, condividi video della scheda, ma mi sa tanto che la scheda, condividi audio di sistema, schermo 1. Ok, ce l'abbiamo? Sì, eccolo qui. Vediamo un po'. Questa è una notizia di Medusa pubblicata oggi, 6 ore fa al massimo, 5-6 ore fa. Ci tengo a mostrarvela perché parla di Prigozhin. Eccola qui, Prigozhin. Fa un commento sugli aeroplani abbattuti nel Briansk e suggerisce la responsabilità delle difese aeree russe. È fantastica questa cosa. Lui ne parla all'interno di questo canale che in Russia è seguitissimo. Ora, io ovviamente non parlo una parola di russo, ma sono in grado di tradurlo grazie al web. Allora, questo 1618. Pubblichiamo una richiesta della redazione di News Info e la relativa risposta. Perché scrivono anche a Prigozhin, questa è la cosa fenomenale, e lui, a differenza di Putin, risponde. Pubblichiamo una richiesta della redazione di News Info, eccetera, e pongono a Prigozhin due domande.
Qual è la situazione attuale della controffensiva delle forze ucraine? Le unità di truppe aviotrasportate, quelle russe che abbiamo visto tanto carucce, stanno davvero sostenendo la Wagner e stanno facendo arretrare alcune forze nemiche? E questa è una cosa divertente, perché sinceramente, secondo voi, le truppe aviotrasportate riescono ad arrivare vicino a Bakhmut con la logistica russa? Io francamente ho qualche dubbio. E poi c'è una seconda domanda, quella più spinosa. Ieri un gruppo di due elicotteri Mi-8 e caccia Su-34 e Su-35 dell'aviazione russa si è schiantato nella regione di Bryansk. Vorrei un commento su come ciò possa essere potuto accadere. Ora, al di là del fatto che Prigozhin non è che sia proprio un espertone militare, si ritrova a coordinare la Wagner, ma non è la, cioè è la sua società. Questo non fa di lui un generale esperto di aviazione e peraltro lui non ha accesso a quelle informazioni. Però vediamo che risposta dà. Qui naturalmente ogni generale russo sano di mente non risponderebbe assolutamente a domande di questo tipo, anzi le eviterebbe come la peste. Prigozhin invece si dà una risposta gran bella e articolata. Questa notte il nemico non ha intrapreso alcuna azione per avanzare ulteriormente, quindi se i russi hanno mantenuto posizione non è per merito loro, ma perché semplicemente gli ucraini non hanno attaccato. Al bacino di Berkovsky siamo stati costretti, come ho già detto, a mettere alcune delle nostre unità per trattenere l'ulteriore avanzata del nemico. Quindi non capisco, perché o il nemico non intraprende alcuna azione per avanzare, oppure l'hai trattenuto tu. Però vabbè, i combattenti del Ministero della Difesa, che non sono fuggiti dalle loro posizioni perse, si sono uniti a noi. Quindi in pratica Prigozhin sta dicendo che da qualche giorno i soldati della Federazione Russa, quelli regolari, abbandonano le posizioni e scappano, mentre invece qui farebbero squadra con la Wagner i superstiti o comunque quelli che non si sono ritirati. Alcuni di loro occupano con successo le loro posizioni e, integrati nel sistema generale, riflettono l'offensiva nemica. Credo che più che riflettere l'offensiva nemica, respingano l'offensiva nemica, però va bene lo stesso. Per quanto riguarda la costante informazione che le truppe aviotrasportate ci aiutano, non ne sono a conoscenza, non le ho viste. Le truppe aviotrasportate avrebbero dovuto essere in grado di riprendere le posizioni perse da altre unità, però non sono arrivate, buon per gli ucraini. Ma per quanto ne so, queste posizioni sono ancora sotto il nemico, sotto il controllo nemico. Ecco, la domanda interessante da farsi è questa: ma esattamente queste truppe aviotrasportate dove sono? Perché inizialmente i russi avevano 45.000 unità di questo tipo. Attualmente si stima che ne siano rimaste fra le 20 e le 25.000. Sostanzialmente nel corso di un anno e qualche mese le truppe aviotrasportate sono state letteralmente dimezzate. Vediamo un po'. Una volta, quindi non so dove siano le truppe aviotrasportate che stiano aiutando. La Wagner continua a muoversi all'interno di Bakhmut. Una volta che Bakhmut sarà chiusa, il compito delle truppe aviotrasportate o di altre unità sarà quello di tenerla. È un genio. La risposta alla sua seconda domanda sullo schianto di 4 aerei, come riportato dai media, vicino a Bryansk. Per determinare come gli ucraini abbiano potuto raggiungere dal loro territorio e colpire i nostri aerei, è sempre necessario. In primo luogo prendere le specifiche delle varie armi, in particolare delle attrezzature di difesa aerea. E il secondo è capire quali sono le specificità di questa situazione, perché si tratta di un obiettivo collettivo a grandi linee.
Quattro aerei, se tracciamo un cerchio sui loro siti di impatto, risulta che questo cerchio ha un diametro e tutti si trovano esattamente in un cerchio di 40 chilometri. Quindi il raggio del cerchio è di 20 chilometri. Ora andate su internet e cercate che tipo di arma di difesa aerea potrebbe trovarsi al centro di quel cerchio e poi costruite le vostre teorie. Non sono informato, ho a che fare solo con Bakhmut. In realtà io sapevo che le indagini di questo tipo si fanno in maniera leggermente diversa, si manda un team di investigatori sul punto, si raccolgono i frammenti degli aerei, i relitti e quello che trovi, poi analizzandoli cerchi di capire con quale arma questi aeroplani e questi elicotteri sono stati abbattuti. Se poi sono stati tutti abbattuti da un missile aereo S-300 o 400, insomma... è chiaro che è stata l'aviazione russa, perché gli S-300 sono abbastanza ingombranti e certamente non puoi pensare che degli ucraini siano riusciti a farne penetrare qualcuno in un raggio di 40 chilometri dal confine. Sì, sono d'accordo, Axios, probabilmente erano... zanzare geneticamente modificate per essere esplosive e incendiarie. Ma allora possono essere stati anche gli ucraini, ma per farlo naturalmente avrebbero dovuto arrivare vicino a quella posizione con dei missili Stinger e tra l'altro i russi avrebbero dovuto anche volare relativamente bassi per essere colpiti in questo modo qui. Sinceramente tutto è possibile, io non ho visto come siano stati abbattuti e anche questo francamente secondo me è indicativo, partendo dal presupposto che i russi siano in grado di controllare questa informazione, però ripeto, bisognerebbe analizzare i relitti e vedere esattamente quali prove ci sono sul posto. Fa strano comunque che gli ucraini riescano a penetrare così sportivamente e così in profondità. Poi, tra parentesi, per quanto riguarda le notizie di oggi, è sempre la solita solfa. Si parla per l'appunto di Zelensky, degli ucraini che vanno in Russia e che gli ucraini sono brutti e cattivi. Quindi queste sono le leggende che circolano, dobbiamo vederlo. Missili avio lanciati da 70 chilometri, ovviamente avrebbe senso, però è peculiare il fatto che i russi non abbiano minimamente segnalato questa situazione. Peraltro, comunque, se i missili sono avio lanciati da 70 chilometri di distanza, bisogna tenere presente che i piloti ucraini sono arrivati a 30 chilometri dal confine con i propri mezzi e per lanciare i missili, salvo errore da parte mia, devi anche mantenere una certa quota. Però, ripeto, posso sbagliarmi perché non è propriamente il mio campo. Vediamo un pochino se ci sono altre notizie. No, veramente no, gli ucraini non è che sono tutti santi, però in linea di massima hanno delle regole da rispettare, mentre i russi queste regole non le hanno e seguono prassi completamente diverse. Non è questione peraltro di essere santi o ben motivati. Con gli ucraini semplicemente i patti sono chiari. Se vogliono il supporto del mondo libero, devono rispettare certe regole e seguire determinate regole di ingaggio. Queste regole di ingaggio prevedono il non colpire dei civili e il non colpire il territorio russo, se non facendo qualche piccola eccezione per i depositi di armi e di carburante. Per cui la situazione è questa qui. I russi invece non hanno alcuna regola, non seguono alcuna regola. Tutto qua. Poi mi sono perso qualcosa, non credo, però... Sì, anche questa l'abbiamo ripetuta non so quante volte, ogni volta...
bisogna specificare che non ci sono 15.000 morti civili, ma 15.000 è il numero complessivo di perdite in 8 anni di guerra, credo. Perdite peraltro che comprendono anche e soprattutto i militari. William, è possibilissimo, non, se bisognerebbe semplicemente accertarlo. Mi si è perso la domanda sugli oligarchi, l'ho persa anch'io. Qual è questa domanda sugli oligarchi? Fatti da chi cosa? Sì, lo so, è grave in ospedale. Lukashenko si è sentito male già durante la parata russa, non ha pranzato con Putin ed è rientrato in patria prima che finisse, ha saltato il discorso del 9 maggio che era previsto nella sua agenda e adesso è ricoverato, sì. Beh, allora, in realtà molti oligarchi russi sono ancora dove erano prima, perché per noi gli oligarchi sono pochi, ma in realtà sono letteralmente centinaia o migliaia di persone. Ogni tanto ce n'è qualcuno che si lamenta, qualcuno che entra, qualcuno che esce. Quelli che escono, escono anche dalla finestra, come ben sappiamo. Qualche volta si sparano da soli, qualche volta viene eliminata anche la loro famiglia, però dipende sostanzialmente dagli oligarchi. Salvo errore di memoria, siamo a una quarantina, cinquantina di oligarchi che sono passati a miglior vita nel corso dell'ultimo anno e qualche mese. Quindi dipende. Poi naturalmente agli oligarchi la situazione attuale non piace, ogni tanto se ne intercetta qualcuno, ogni tanto sono gli oligarchi stessi che fanno coming out, per così dire, spesso e volentieri prima di allontanarsi dal territorio russo, e cercano spesso di riuscire ad aggirare le sanzioni. Abramovich, per esempio, per aggirare o neutralizzare le sanzioni, ha cercato di accreditarsi come mediatore fra i russi e gli ucraini, finendo peraltro avvelenato a sua volta, se non erro. Farà uno speciale anche per... Gianluca, se me lo suggerisci, sicuramente ci provo. È proprio il tuo caso. Io, ragazzi, questi flame non riesco a distinguerli. Qui, Anto, 15.000 sono i morti complessivi di 8 anni di guerra e non sono i morti civili, sono tutti i morti. Se ben ricordo, ci sono 6.000-7.000 soldati russi. Gli ucraini sono circa 5.000 e 2.000 dovrebbero essere i civili che sono stati uccisi. Negli ultimi 3 anni ci sono stati meno di 30 vittime civili per ogni anno, in massima parte causate da mine e da ordigni improvvisati, fabbricati dai russi, perché i civili si trovano nel Donbass, zompettano nel Donbass e purtroppo ogni tanto calpestano mine che sono state lasciate dai russi. I russi, peraltro, non sempre segnano la posizione dove lasciano le mine, motivo per cui qualche volta, lo abbiamo visto anche durante questa guerra, anzi non ho potuto mostrarvelo perché sennò il supremo algoritmo mi secca, mettono i piedi letteralmente sui campi minati che i compagni hanno disseminato, perché non segnano la posizione delle mine, qualche volta o abbastanza spesso, e non la segnalano al comando, il comando non provvede a segnalarla alle altre unità che arrivano in zona. La logistica e la comunicazione dei russi è un mezzo disastro. Ciò non toglie che possono ottenere dei risultati qui e là, ma la coordinazione è un'altra cosa, e anche il costo delle perdite civili è un'altra cosa, ecco. Anch'io vorrei capire, senza arrivare a questi eccessi, come si fa a mettere sullo stesso piano gli ucraini che stanno difendendo la propria terra e i russi che la stanno invadendo. Però, ha preso un tè, questo francamente è un dubbio che ci siamo posti tutti.
Infatti, i documenti dell'ONU e dell'OCSE li abbiamo mostrati 500.000 di volte. Anto, se vai a dare un'occhiata alla diretta prima di questa, li puoi trovare. Sì, e tra l'altro, come dice David, c'è stata anche il coming out e la conferma da parte di Strelkov Girkin, il quale ha affermato che non c'è stato alcun supporto da parte della popolazione ucraina e che i suoi uomini, Girkin a quell'epoca controllava i militari che hanno preso il controllo del Parlamento crimeano, hanno dovuto usare la forza per farli votare. JJ è cattiva questa affermazione, però possiamo farle, vediamo un pochino, forse posso fare con il minimo sforzo fargli vedere Strelkov che parla della Crimea. Vediamo un po', dovrei averlo trovato, vediamo se ce l'ho qua a portata di mano. C'è. Почему получилось в Крыму? Че? Потому что в Крыму было три составные части того, что получилось. Это первое. Народ Крыма единодушно поддержал воссоединение, вышел на улицу. Правоохранительные органы Крыма полностью поддержали. И самое главное, в Крыму была законная, легитимная власть, которая встала на сторону народа. Вот только все эти три фактора объединенные смогли привести к тому, что Россия проявила политическую волю со стороны своего руководства, и зеленые человечки там появились на улицах. Николай, вы в Крыму-то как бы когда были? Николай, я там был 16 марта. Io ero lì il 16 marzo. Bene, io sono arrivato il 21 febbraio. E tu lo sai, quello che mi stai dicendo è una bippata assurda. Che tipo di forza di legge c'è e di quali persone stai parlando? Solo Беркут. Остальные органы МВД находились под властью Киева и выполняли приказы Киева. Я это видел глазами. Да, выполняли неохотно. Да, выполняли спустя рукава. Con le maniche да, где-то там симулировали болезни и facevano finta di darsi malati, sabotavano le performance, le operazioni. Ma continuavano a obbedire a Kiev e non seguivano le istruzioni date da Simferopol. Dove никакой поддержки органов государственной власти в Симферополе, где я конкретно находился. Inoltre, io non vedo l'aiuto, non ce n'era. Не было. Lei non era lì. Депутатов собирали ополченцев. I deputati sono stati circondati dagli uomini della milizia e sono stati costretti a votare. Я был одним из командиров этих ополченцев. Sì, io ero uno dei comandanti di quella milizia. То есть две ваших составляющих, они просто уже не работают. Я про, про армию вообще не говорю про Украину. Non riesco a seguirlo in diretta, però силовики comprendi l'inglese, puoi vedere армия как подчинялась Киеву, так и продолжала подчиняться. Тоже. Chiaramente come. Очень неохотно, тоже саботировала, тоже были разные волнения. Я там был переговоры лично со штабом флота Черноморского. Я их начинал. Но подчинялась. E sostanzialmente Strelkov dice che a un certo punto ha fatto votare lui il Parlamento in Crimea, costringendolo a votare per l'annessione con i militari. Parlamento Crimea, тем не менее, собрался, принял решение. И Аксенов стал руководителем. Точно такое же решение было принято в Севастополе. Вопрос, если вы посодействовали принятию этих решений и в Крыму, и в Севастополе, почему вы не сделали то же самое на Донбассе? Почему Совет Донецкой или Луганской области не собрался и не выбрав своего руководителя? Легитимный совет полностью, все депутаты. Почему этого не получилось? Потому что на окраине Симферополя и непосредственно в самом Севастополе не было. Vi lascio il link, se volete ci date un'occhiata. Comunque c'era supporto militare e sotto pressione l'hanno fatto. Lo afferma chiaramente. Стояли ВТР и морской пехоты российской, поверьте, было бы все то же самое. E poi ci parla del Donetsk e del Luhansk, dove si è verificata una situazione simile. И в Николаеве, и в Одессе, и везде. Единственный фактор, который отсутствовал. Из того, что вы назвали, poi, se non lo conosci, puoi fare una ricerca su di lui, puoi vedere tranquillamente chi è e quello che ha fatto. Позицию поддержки народной власти. Была бы эта поддержка в других регионах,
была бы точно такая же бескровная, оглушительная победа, как в Крыму. Mi dispiace, Jesus, c'erano un sacco di strutture in questa situazione. Torneranno mai in patria? Non lo so. Sinceramente non lo so e non ho ancora tutte queste informazioni. Dipende da come andrà la controffensiva, se e quando ci sarà. Ecco, giusto per Anto, adesso copio e incollo l'indirizzo, ti lascio... Perché non si riduce? Почему получилось в Крыму? Eccolo qui. Ti copio e incollo l'indirizzo di questo video, sperando che YouTube me lo faccia girare. Ti lascio i dati di Strelkov, come si scrive il nome. Strelkov. E peraltro ha anche un secondo nome, Girkin. Dacci pure un'occhiata, fatti la tua opinione. No, Anto, non è così. Non è che per 8 anni nessuno ha detto niente. Per 8 anni abbiamo guardato da un'altra parte, ma l'Unione Europea ha preso dei provvedimenti. L'Unione Europea ha preso dei provvedimenti blandi, ma nel 2014 ha lanciato le sanzioni contro Putin. Sanzioni alla Russia. Ecco qui, misure restrittive alla Russia. O magari dal giorno possiamo vederlo, un secondo solo. Ecco qui, tutte le sanzioni dell'UE. Ce li abbiamo qui, guarda Anto. È semplicissimo. Nel 2014 ci sono state le prime sanzioni. Senza insegne, penisola. 18 marzo. Viene condannata l'annessione illegale, congelamento dei beni, blocco dei contratti e divieto di ingresso nell'Unione Europea per 21, caspita, è troppo piccolo. Facciamo così, ecco qua, questo è il massimo che posso fare. Per 21 individui responsabili dell'annessione della Crimea. Sempre nel 14 sono state decise misure economiche settoriali di durata annuale. Te lo ingrandisco, ecco qua. Ora lo leggi per forza. Rinnovabili e rinnovate fino al 23 giugno 2022. Blocco del commercio e degli investimenti nel settore delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, energia, oil e gas e turismo, sempre riguardanti la Crimea. Nel 14, a luglio, è stato introdotto un regime semestrale, rinnovato ogni semestre, per limitazioni al rifinanziamento nei confronti di 5 banche statali russe, Sberbank, Gazprombank, VTB Bank, Rosselbank, eccetera, e di 3 società attive, di 3 nel settore della difesa. Tra parentesi, quello sul settore della difesa non è stato rispettato, quindi... E poi c'è stato un embargo che non è stato rispettato propriamente da e verso la Russia sul settore materiale militare. Questo accadeva già nel 2014, e poi ci sono state anche altre azioni. La Russia ha iniziato ad avvelenare delle persone in territorio peraltro europeo, gli si è risposto in maniera più o meno adeguata e poi c'è stata il mio pallino, che è sostanzialmente la guerra dell'informazione, la cosiddetta guerra ibrida. Quindi sì, un'ultima cosa che ci tengo a farvi vedere. Non tutti i politici hanno capito la gravità della situazione, non tutti gli italiani, però maglietta di Putin. Nel 2014 queste sanzioni, non è che me lo sto inventando io, sono arrivate sul serio. Perché, per esempio, ti ricorderai che Salvini, per esempio, si conciava così. Girava, questa è la Repubblica, non è il massimo, ma... come l'impresentabile, ci sono le sue foto, non mi piace perché c'è troppa roba. Dov'è? Comunque sia, Salvini si presentava così, con la maglietta, quindi la situazione era questa nel 14. E proprio così, l'UE ha i suoi difetti, ma qualcosa si muoveva.
Cioè, la situazione nel 14 era questa. Tra l'altro, guarda, no sanzioni. Sì, è vero, tranquillamente è vero, però per fortuna soltanto gli stupidi non cambiano idea. Un mucchio di gente aveva un'idea diversa all'epoca, eh. C'era poca gente che se ne interessava, ma moltissimi avevano un'idea diversa. Giulietto Chiesa, che credo avesse delle opinioni politiche leggermente diverse rispetto a Salvini e Meloni, era per esempio d'accordo con Putin, e quando purtroppo per lui è finito sottoterra, era ancora d'accordo con Putin e sosteneva Giulietto Chiesa che le invasioni della Crimea e l'annessione della Crimea fossero perfettamente legittime. Tanto per fare un esempio, Poi è verissimo che moltissimi non avevano capito. Ma moltissimi non avevano capito. Io stesso nel 2014 mi occupavo di altre cose. Se mi avessi posto queste domande nel 14, sinceramente non so che tipo di risposta avrei potuto darti. È possibile, ma certamente non era un meloniano. Ah, grazie Luigi. Ma la Meloni è un politico vero, Salvini è più un influencer, diciamo così. Fino a un certo punto, perché comunque la Crimea era terra ucraina e la popolazione non è che fosse d'accordo, come dice Strelkov-Girkin. Molto banalmente i russi in Crimea avevano delle basi prese in affitto, quindi avevano una forza militare non indifferente e l'hanno occupata prima e annessa dopo. No, Anto, non esiste la sbadataggine nel mondo dell'informazione. Esistono cose che attirano più o meno l'attenzione. L'occupazione della Crimea evidentemente ha attirato poca attenzione rispetto ad altre notizie. Adesso che ci troviamo una guerra vera e propria sulla porta di casa e che Putin ha più o meno completato la trasformazione della Federazione Russa nel suo impero privato, dove se ti azzardi a criticarlo finisci in carcere per 10 anni, è chiaro che l'attenzione è concentrata molto di più rispetto a una volta, tutto qui. Ragazzi, abbiamo fatto praticamente mezzanotte, facciamo altri 7 minutini se volete, poi devo per forza staccare perché devo tornare a quel problema grosso, grosso, grosso. Sì, Christian, hai perfettamente ragione. Ma d'altronde io mi ricordo ancora che in Lombardia c'erano forti resistenze contro queste sanzioni, perché tutti speravano che il mercato russo potesse darci delle soddisfazioni. Poi di fatto non è mai stato così anche prima delle sanzioni e non sarebbe così neanche dopo, perché alla fine della fiera il prodotto interno lordo non arriva al prodotto interno lordo italiano, non lo equipaggia. Forse ci arriva adesso con i conti truccati. Quindi difficilmente può essere un buon mercato. Ma ascoltare esattamente per cosa, Anto? Perdonami. Esattamente su cosa dovrebbe farsi ascoltare Putin? Sto organizzando un rapimento di influencer, vedo che avete visto l'altro video.
No. In realtà ho un grossissimo problema con un bonus 110 che sono riuscito a far ad avere al condominio dove peraltro ho un paio di appartamenti. Però il punto è che è un'operazione da 2 milioni e 7 e c'è un discreto numero di condomini che non sta ottemperando pagando le rate. Il problema è che, ripeto, è un contratto da 2 milioni e 7. Se qualcosa va storto, solo la penale di 540.000 euro e mi trovo con due condomini in cui uno i lavori sono già in fase avanzata, l'altro è semplicemente impacchettato e qualcuno ha pensato bene di non permettere all'impresa di lavorare. Quindi è un po' più grave del rapimento dell'influencer. Se no mi tocca davvero riparare in Ucraina o da qualche altra parte. Si vuol far male rispondendo ai troll russi? No, io sono per il dialogo. Fino a che si resta nei limiti della discussione civile, non vedo il problema. Ecco, JJ, calcola che sono riuscito a fare in modo che i lavori venissero eseguiti integrando il 7% rispetto alla somma totale del 110 tra maggio e settembre, se non vado errato. Quindi, tutto sommato, i danni sono stati limitati. Grazie Steel, gentilissimo come sempre. Ma Putin fanboy, la risposta è semplicissima, perché in Italia non abbiamo le difese rispetto alla propaganda russa e inoltre fino al 2014 i russi andavano forte. Intendiamoci, nel 2014 i russi in Italia erano il nostro mercato del futuro. Quando Salvini se ne usciva con il no sanzioni e Putin, non lo faceva perché trovava in Putin una figura carismatica, o perlomeno non solo per quello. Lo faceva perché vendeva ai lombardi, o gli industriali lombardi vendevano a lui, la visione che la Russia sarebbe stato un mercato da colonizzare per gli italiani. E lui ci andava dietro, ecco. A questa narrazione si è poi aggiunta la fabbrica dei troll. Dal 2014 in poi sono arrivate una marea di fake news ripetute all'infinito, martellamenti come quella per esempio dei 15.000 civili uccisi, ma ce ne sono molti altri. Ripetute 10 volte sono diventate realtà per molti italiani che non fanno le verifiche. Noi stessi adesso dobbiamo guardare. Vediamo un po'. Risposta della NATO è stata: non cambiamo la nostra politica delle porte aperte all'Ucraina. Sì, e quindi? Di solito sono i Novax, ma non so essere più preciso. Viva la pace è un po' come viva la... No, non è assolutamente così, perché Forza Italia ha un senso in determinati ambiti. O forse intendevi un'altra cosa? Bervetello, va bene, mi informo e vedo di farlo. Tra l'altro, su Bugalalla c'è un video divertentissimo di parodia, ve lo indico per domani. Antonio, perdonami, quali sono le altre domande? Perché io scorro, ma ho accesso... Ma sul serio entrerà nell'Unione? Se sì, Putin lascerà spazio, continuerà un massacro. Allora, condizione essenziale per entrare nell'Unione è che la guerra finisca. Dopodiché l'Ucraina deve comunque fare molti passi avanti, perché per entrare nell'Unione ci sono dei requisiti. Una volta che un paese entra nell'Unione, ha diritto a ricevere determinati fondi. Quindi le nazioni che vogliono entrare nell'Unione devono avere un'economia di un certo tipo. Per un determinato periodo sono stati ammessi nell'Unione quasi tutti i paesi dell'Est, che non erano esattamente a livello con quelli dell'Ovest, per cui si sono creati degli squilibri in ambito economico che hanno lasciato il segno. Hanno portato alcuni paesi a crescere enormemente, ma altri come il nostro
sono rimasti indietro, sono stati danneggiati, e questo è il motivo per cui una buona parte degli italiani guarda l'Europa con sospetto. Poi, ripeto, la responsabilità non è esattamente di nessuno o di tutti, ma è un problema di riequilibrare le cose e andare avanti con criterio. Questa è una cosa. Una volta che comunque l'Ucraina ha raggiunto un certo standard, c'è un secondo tipo di problema. Questo è un tipo di problema di cui difficilmente sentirete parlare sui telegiornali. Ma se l'Ucraina entrasse nell'Unione, avrebbe diritto, come giusto e sacrosanto che sia, a un certo numero di europarlamentari. Questi europarlamentari, aggiunti agli europarlamentari della Polonia e degli altri stati dell'Est, sarebbero in grado di condizionare pesantemente tutte le politiche europee. E sostanzialmente l'asse europeo si sposterebbe da ovest a est. E questa è certamente una complicazione di cui bisogna tenere conto. Poi, non ho la sfera di cristallo, non so dirti cosa accadrà, ma posso dirti che questi sono alcuni punti critici seri. Notte JJ? Sì, naturalmente. Sì, però c'è, Christian, c'è una differenza. Se l'Ucraina entrasse nella NATO, ricadrebbe sotto l'ombrello anche nucleare degli Stati Uniti e della NATO stessa. Quindi, una volta che l'Ucraina entra nella NATO, la partita è finita. O Putin attacca tutta la NATO, oppure resta lì dov'è, nei suoi confini. E Atvar, sono d'accordo, però bene o male, se ce l'abbiamo fatta, anzi ce l'hanno fatta i tedeschi più o meno da soli a superare il bipocosismo, possono farcela anche i russi, credo. Tra l'altro c'è un congruo numero di russi che non si è fatto putinizzare, sono quasi tutti all'estero, però gente che sa quello che sta succedendo e lo capisce c'è. Ah, indubbiamente, anche perché, scusate, se non aiutiamo noi la Russia a diventare più europea, saranno i cinesi che l'aiuteranno a diventare cinese. Ok, ragazzi, se non ho lasciato domande indietro, direi che... Ecco qui? No, dov'è finito? Nella invase l'Ungheria, mentre questa volta al tavolo... Dopo averli... Ah, indubbiamente, però l'Ungheria, se non sbaglio, adesso è nella NATO, quindi difficilmente potrà fare qualcosa. Ho visto Luigi, ecco qui. L'Europa era pensata per i mercati, adesso per la grande... Verissimo, Luigi, ma è altrettanto vero che inizialmente era pensata ai mercati come primo step in vista di un'integrazione vera e propria, che al giorno d'oggi purtroppo non c'è ancora stata. Dati da Zelensky al Papa, non sono ancora informato dei regali. Vediamo un po', Zelensky, regali, Papa. Se li sono scambiati i regali. Ramoscello d'ulivo e Madonna realizzata con giubbotto antiproiettile, caratteristico. Un'icona della Madonna con alcuni resti di giubbotti antiproiettili. Ma io direi che è un regalo altamente significativo. No, francamente credo che come regalo è interessante. Bene o male, i giubbotti antiproiettili sono difensivi e i frammenti rimandano a quello che sta costando questa guerra. D'altronde, se ci pensate, la Madonna in Italia ha sofferto tantissimo. Ovviamente è dovuta scappare appena è nato, poco prima che nascesse il bambino, subito dopo, quest'ora non carburo molto bene, il bambino ha subito la perdita del figlio, quindi il fatto che una Madonna venga forgiata o disegnata, realizzata con i resti di giubbotti antiproiettili è molto molto significativo. Certamente se fossi il Papa non la terrei in bella vista in soggiorno, però ci può stare, ecco.
sono pericolosi anche se tratta... Ah sì, certo, ma Sabrina, su questo credo che siamo d'accordo tutti, tranne forse Anto. Il punto è che se sei sotto l'ombrello della NATO, nel caso in cui vieni attaccato anche a tradimento, poi può scoppiare la terza guerra mondiale a suon di testate nucleari, quindi difficilmente lo farà. Vediamo un po', riforma dell'ONU con la cessione del seggio della Francia all'UE, per esempio. È una buona idea, non penso che i francesi siano d'accordo, ma sinceramente a me piace. Non so cosa dire, posso dire che storicamente ci sono tantissime di queste reliquie, perché sono principalmente false, non è possibile stabilire da dove provengano i pezzi, però vediamo un po'. Tra 69 fra Russia e Cina, sì, è sicuramente interessante, cercherò di farlo, devo naturalmente documentarmi. Ma non è che ha fatto più casini di tutti, il Nord Africa per buona parte lo controllava la Francia, per cui è normale che la situazione fosse quella. Non è che gli altri ne hanno fatti meno, probabilmente gli unici che hanno fatto meno casini degli altri siamo stati proprio noi italiani, ma non perché fossimo molto diversi rispetto agli altri, perché banalmente siamo arrivati per ultimi e ci sono toccate le zone peggiori, fra virgolette, dell'Africa, quelle che certamente all'epoca apparivano come talmente povere da non giustificare un'occupazione militare. Il Duce, infatti, lo fece principalmente per motivi propagandistici. Ma allora, Sayan, io capisco la battuta, però tendenzialmente... Dopo la gravidanza c'è anche il crescere il figlio, e anche se Gesù non è stato suo figlio, io ritengo che possa aver beneficiato della nascita, della presenza di un bambino. Puoi anche crescere dei figli che non sono biologicamente tuoi, ma è come se lo fossero. Dipende da cosa riesci a insegnargli e anche magari dall'affetto che il bambino può dare a te. Insomma, se ci pensi, anche i gatti non è che sono proprio utilissimi, però gli vogliamo bene, ecco. Con i figli è come avere dei gatti ma elevati al cubo o molto di più. Per alcuni è la stessa cosa, perché sono proprio a livello massimo. Però intendo dire, va bene la battuta, però anche essere padre putativo è come essere un padre, non è la biologia che conta, ecco. Poi naturalmente dipende dal figlio, perché fin quando ti capita un figlio perfetto come Gesù è un conto. Se ti capita invece un figlio che ne combina ad ogni ed è un criminale incallito all'età di 12 anni, effettivamente quel ruolo di padre putativo è molto molto più complicato. Buonanotte a tutti. Grazie di cuore. Sì, David, anch'io adoro i gatti, ne ho due al momento attuale, erano tre, ma purtroppo uno mi ha lasciato dopo 21 anni. Però sono gatti, intendo dire, sono gatti. C'è molta gente che pensa che... non voglio entrare nel merito, però intendo dire, i bambini sono esseri umani, richiedono molte più attenzioni, possono dare anche molte più soddisfazioni, perché ovviamente sono esseri umani che crescono, li vedi crescere, perfezionarsi, iniziare a fare cose, insomma è un'altra storia letteralmente, senza nulla togliere ai gatti a cui vuoi sicuramente bene. Sì, in effetti, ma tra l'altro Gesù ebbe moltissimi problemi con le autorità storiche e politiche. Sì, gran bella tema, cercherò di farlo sicuramente. Uno zio da tre ore, mi dispiace Eugenio. Io ho perso una zia circa 6 mesi fa, è stata una
brutta cosa, ecco, brutto male. Ma a una certa età è chiaro che inizi a perdere parenti. Vediamo di tenere sul morale, prego. Mi dispiace davvero, so che può essere un brutto colpo, soprattutto se ci vivi vicino. Una cosa che si nota, sembri relativamente giovane, una cosa che purtroppo si nota è che non passerà mai, c'è sempre un vuoto, e il vuoto sarà sempre lì. Molto banalmente sei tu che ti ci abitui. Sì, esattamente, David. Ecco, questa cosa sinceramente non la capirò mai, però fa parte della dottrina. Sì. Ci vorrà ancora tempo, bisogna vedere se funzionerà, ma poi grazie alla tecnologia mRNA dovremmo poter preparare anche cure molto più specifiche per singole persone. Però servirà ancora qualche anno di tempo nella migliore delle ipotesi, perché queste ricerche sono molto costose. Il Covid sicuramente ha dato una buona spinta, però c'è ancora tanta strada da fare. Francamente credo di averlo già letto, Giovanni. Devo dargli una bella ripassata, questo sicuramente sì. Ma allora, Sayan, non è detto, magari si riesce a ottenere un salto tecnologico tale da far risparmiare un mucchio di tempo. Pensa per esempio all'intelligenza artificiale che stiamo vedendo in questi giorni. Tu fai una domanda in linguaggio naturale e ottieni una risposta sensata e spesso e volentieri verificata in linguaggio naturale. Fino a un anno fa, due anni fa, tre anni fa, non avremmo mai pensato che fosse possibile ottenere questi risultati. Sono sicuro che tu ne sai a pacchi, ma per noi è stata una gran sorpresa vedere una AI così sviluppata di botto, senza avere dei passaggi intermedi. Dove? Ma sì, soltanto l'impressione, eh? Tenete presente che su alcune cose riesco a tenermi aggiornato, ma su altre non lo sono, quindi prendetemi sempre con le pinze e fate sempre una doppia verifica. Come dicono gli amici di Crime Doors, non credete a noi, controllate, è meglio. Comunque grazie, Angelo. Sì, è un database parlante, indubbiamente, ma questo database riesce a trovare i dati giusti al momento giusto. Non è molto diverso da me in questo momento, ecco. Sì, beh, poi anche la Bibbia va contestualizzata, però effettivamente hai ragione. E spesso e volentieri non hanno letto neanche tutti e quattro i Vangeli o gli altri scritti successivi. Questa, Atvar, dovresti spiegarmela perché francamente non l'ho compresa. Io sono rimasto al test di Turing per capire se un'intelligenza artificiale è sviluppata quanto la nostra o meno. Integrata negli strumenti tecnologici, però penso di aver capito. Ah! Beh, neanche molti filorussi pensano, eppure sembrano umani.
Ok, ma se semanticamente parlando è sensato, è comunque una risposta sensata. C'è molta differenza rispetto a un Soloviev che tiene il suo show? Lo so che a te piacciono gli argomenti complessi. Ok, me lo studio, sono rimasto un po' indietro. Ma no, perché mai? Temo che sia inevitabile, ma non sta scritto da nessuna parte che Skynet debba essere malvagio e sottometterci tutti. Spero di sì. Ah, sì, certo. Ah, ho capito. Dalla consapevolezza di esistere. Ah, certamente. Ma difficilmente le macchine ce l'avranno. Ma io ero rimasto fermo al fatto che sia impossibile dire con precisione se una macchina è senziente o meno. L'unico test di cui ero a conoscenza era il test di Turing. Puoi considerare una macchina senziente quando non riesci a capire la differenza rispetto a un umano. Ok, ragazzi, grazie di tutto, ma temo proprio che su questa scivolata sull'intelligenza artificiale debba salutarvi per stasera, eh? Ci rivediamo. Appunto, cogito ergo sum, o perlomeno quando non riesci a capire la differenza. Ok, grazie Antonello. Buonanotte Axios, buonanotte a tutti. Ci vediamo domani, spero con almeno due video. A presto.